assessore, siamo a un momento cruciale per la città. 5 anni, un'evoluzione comunque di quello che è un piano urbanistico comunale, uno strumento per dotare la città di qualcosa che possa rendere finalmente organico tutto il concetto di città. L'avete immaginato, l'avete portato avanti, quindi piano urbanistico comunale, Cava dei Tirreni ce l'ha. Sono molto contenta di questa cosa, anche dell'opportunità che il sindaco mi ha dato di poter lavorare a questa cosa, e mi sento anche pubblicamente di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché il lavoro naturalmente non è stato solo il mio. È stato un lavoro continuo, veramente continuo e quotidiano per 5 anni, ma pare che finalmente insomma siamo arrivati alla fine. E quindi dopo esattamente 20 anni, perché il PRG fu approvato dal commissario nel giugno del 2000, dopo 20 anni cava una nuova strumentazione urbanistica. Questo piano, come sapete, sì, era partito dalle fila del piano che aveva proposto l'amministrazione Gravagnuolo nel 2009, ma questo piano poi nella sostanza si era arenato un po' per le difficoltà della gestione, un po' perché l'amministrazione che è venuta dopo Gravagnuolo non ha portato avanti questo piano. Diciamo che il piano era pressoché abbandonato a se stesso, insomma, quindi è stato recuperato e tutto sommato noi abbiamo ricominciato un po' da capo, nel senso, fermo restando il fatto che il consulente scientifico rimane sempre il professore Gasparini e che la struttura del piano per grandi linee, per macro linee è rimasta quella. Abbiamo elaborato un nuovo DOS, che è il documento di orientamento strategico, e l'abbiamo fatto coinvolgendo i cittadini, e questo ci è servito anche per portare avanti i PICS, che sono un altro elemento importante della città, perché sono i nuovi finanziamenti europei. Sono state fatte le osservazioni da parte dei cittadini, abbiamo aperto le manifestazioni di interesse per quanto riguarda la parte operativa del piano, il piano operativo. Quindi voglio dire, penso, anzi posso dire con certezza che assolutamente c'è stato un coinvolgimento della cittadinanza tutta nell'elaborazione di un piano.